protagonista di questo docufilm. È una bella iniziativa condotta con grande lungimiranza dal nostro assessorato all'istruzione, ma soprattutto con dei produttori intelligenti, un progetto MIBACT che ha un valore aggiunto ulteriore perché tratta dei problemi della integrazione dell'ecologia dell'immigrazione connessi a una visione del mare che non sia tetra, una visione realistica ma nello stesso tempo di speranza di futuro. Il nostro Mediterraneo non deve essere più un cimitero liquido, ma deve essere un luogo di unione dei paesi che si affacciano su questo bacino storico così importante per l'umanità. Credo che questa ulteriore spinta di conoscenza, di ragionamenti, di coesione, di collaborazione, di integrazione sia un fatto di grande importanza. Sarà prodotto questo documentario, docufilm, non saprei come definirlo meglio, che mette i ragazzi in condizioni di potersi esprimere e di propagandare quanto è giusto che venga propagandato. L'amministrazione comunale è sempre vicino ad iniziative di solidarietà, di sport, ma anche per consentire delle attività che permettano di conoscere i personaggi di Salerno e i monumenti appunto della città. Sì, sono due cose che vanno veramente a braccetto, la solidarietà e la conoscenza del territorio, l'orgoglio di appartenenza a una città bellissima e chiaramente per fare questo bisogna conoscere molti luoghi che in verità sono un po' sconosciuti ai più e quale migliore occasione di questo trekking poi animato, quindi che ci racconterà con personaggi non misteriosi ma della storia, attraverso questi personaggi faremo un tuffo nel passato, quindi ormai questa del trekking è una bellissima tradizione consolidata, attesa devo dire, e molti vengono volentieri per questo motivo, per conoscere la città, per conoscere la sua storia, la sua ricchezza, il suo patrimonio artistico, storico, culturale, ma anche perché in questo modo possono contribuire con delle piccole offerte al mantenimento di questo orfanotrofio a Kabul ed è un gran bel segno di civiltà. Primo giugno appuntamento alle 20, partenza dal comune per trekking urbano speciale solidarietà, una passeggiata narrante adatta a tutti per raccogliere fondi per un progetto appunto di beneficenza. Sì, come ogni anno, noi a maggio ormai è il nostro appuntamento a cui teniamo tantissimo ed è questo speciale trekking che organizziamo per l'orfanotrofio House of Flower di Kabul e per il progetto di Nove Onlus. Noi come Nove Onlus, e che io sono socia sia di Nove Onlus che di Erkenperto, e sosteniamo appunto questo orfanotrofio che è inutile dirvi ha sempre sempre più bisogno di aiuto e quindi ogni anno per riuscire ad avere più pubblico cerchiamo sempre dei temi divertenti. Quest'anno il tema appunto è spiriti inquieti, cioè evocheremo vari spiriti che si annidano nel nostro centro storico e nei monumenti. È una passeggiata adatta a tutti, anzi io dico per gli amici che sono sempre così pazienti che quest'anno abbiamo anche una nuova formula, partiremo tutti insieme, quindi sarà una cosa molto più rapida anche alla partenza perché è sempre il momento più complicato. Ci saranno tante sorprese lungo il percorso, come sapete a noi non piace svelarlo, però insomma incontreremo parecchi spiriti inquieti. Chiediamo ovviamente un piccolo contributo perché il tutto viene fatto per mandare giù fondi, chiediamo minimo 5 euro, 5 euro ormai non è neanche più il prezzo di una pizza, insomma si può donare, anzi noi vi chiediamo semmai se lo riuscite a fare anche prima presso i nostri centri di raccolta, pure se non doveste venire, alla fine insomma sappiate che sono molto molto ben spesi, noi mandiamo tutto a questi bambini, la situazione a Kabul è molto molto complicata, è stata ora giù la presidente di Nove Onlus, non è riuscita neanche a raggiungere l'orfanotrofio perché mentre era per strada ci sono stati due attentati sulla sua strada e in più poi vabbè questo non c'entra ma una fortissima scossa di terremoto però a completamento, quindi lei non è riuscita
riuscita neanche ad andarli a visitare, li ha sentiti, stavano bene, però insomma veramente diciamo, facciamo un gesto di amore tutti, diamo una mano perché davvero davvero c'è bisogno e noi tutto quello che raccogliamo non prendiamo neanche le spese, cioè noi mettiamo tutto noi, spese di pubblicità, le guide sono gratuite, gli attori gratuitamente, e quindi dateci una mano, ecco, è proprio un appello accorato. Vi vorrei ricordare, si può donare anche al comune, però noi abbiamo centri di raccolta in vari punti della città, alla Bottega del Commercio Equo e Solidale a Piazza Portanova, alla De Cesare Viaggi su Via Roma, Imperia e Cappellania nella zona est, da Proviaggi a Fratte. Abbiamo cercato insomma di tenere punti in tutta la città in maniera tale che insomma, non avete scuse, dovete solo andare. Un viaggio attraverso i monumenti storici di Salerno, ma soprattutto attraverso i personaggi inquieti della storia di Salerno. Molto, molto inquieti. Non solo per la storia di Salerno, inquieti in generale in questo periodo. Cercheremo di essere abbastanza quieti nella nostra inquietudine, almeno ci proviamo, però venite a vedere la nostra inquietudine, a sentirla, così condividiamo le nostre inquietudini. Poi io nello specifico sarò una medichessa, Trotula De Ruggero, quindi una medichessa importante, una medichessa fatta a medichessa. Per cui se avete un mal di schiena, un mal di testa, volete qualche consiglio, venite da me che sicuro, ma sicuro, potrete calmare le vostre inquietudini. Abbiamo scoperto quindi qualche segreto di questo percorso urbano che appunto prenderà il via il 1° giugno. Sì, abbiamo svelato, non diciamo che cosa, ecco, uno dei personaggi, poi ce ne saranno altri, ci saranno anche dei maschietti come personaggi, ci sarà Matteo Silvatico, però non posso anticipare molto perché altrimenti sveliamo tutto. E anche Matteo Silvatico, più qualche fantasmino, qualcosa del genere, insomma, saranno presenti, quindi preparatevi ad avere un po' di paura. Sì, questo documentario che è anche un mockumentary, perché ci sono alternate delle immagini di fiction, ma anche dei fatti reali, si intitola Deep, significa profondo, proprio perché noi andiamo a scavare sul profondo del mare, ma anche sul profondo dei nostri protagonisti, che sono dei migranti, andiamo a scavare sul proprio profondo, quindi il protagonista è il mare, la forza di questo documentario è proprio il mare. E poi dopo che si finisce si monta il documentario e si va ai festival, e dopo i festival lo distribuiremo in tutta Italia nelle sale cinematografiche. Allora, quando mi è stato presentato questo progetto, a me come produttore, io ho trovato molto interessante, perché parlava proprio della storia di questi 4 migranti e del loro arrivo in Italia e del loro voler a tutti i costi rimanere in Italia. Dopo tutto quello che avevano passato, dopo tutto quello che avevano subito, sono riusciti poi alla fine a integrarsi nel nostro paese. Lo scopo è quello di, in un certo senso, andare a ritroso nelle storie di questi 4 protagonisti e poi collimarli con il mare, quindi il mare è la forza di questo documentario, come dicevo prima.